Marco, riflettici, non voglio pressarti. Hai riflettuto? Grandioso, ora dammi una risposta. Quanti figli ho procreato? 5. Forse qualcuno in più. Quanti in più per l'esattezza? Ho portato con me il mio consulente legale. Non capisco quale eventualità. La questione è delicata, spero comprenderà. Certo. Ecco qua. Lui è Sergei Zarov, un calciatore con ottime prospettive. Ma ancora non ha valore, che ce ne facciamo? Come non detto, lo riprendo. Questo è Valery, un cantante. No, è troppo rischioso. I cantanti oggi sono alle stelle, domani alle stalle. Non offrono alcuna garanzia. D'accordo, ho capito. Matvey Levin ha una buona reputazione. Vanta molto credito nel settore bancario. Si è fatto un nome e al momento vale oltre 50 milioni di dollari, cioè quanto il suo reddito dichiarato. Può garantire che questo sarà davvero il padre? Io collaboro direttamente con una clinica altamente specializzata che analizza i materiali di laboratorio per clienti di alto livello. I campioni sono etichettati e conservati ed eventualmente distrutti o no, a seconda dei casi. Mi capisce? E sarebbe capace di assicurarmi che sarà un maschio? Vorrei davvero un maschio. I maschi sono i più desiderati. Licenziato. Dal mio punto di vista, questo non è un semplice accordo commerciale, ma un grande passo verso il futuro. Cos'altro sono i polimeri, eh? I polimeri sono il futuro. E che valore ha investire se non lo si fa sul futuro? Sono pienamente d'accordo con lei. Ben arrivato, Matvey. Hai firmato? Sì, ho firmato. Bene. E lei lo ha fatto? No, non ancora. Firmi allora. Ecco lei. Mi restituisca la penna, per favore. Ah, mi ero distratta. Matvey! Buona giornata. Ma... Matvey, pensaci bene. C'è un prestito di mezzo miliardo di dollari in gioco. Non puoi farlo! Leoni, fai questo lavoro da 20 anni, cazzo. È possibile che tu non abbia mai sentito parlare di saturazione del mercato? Oh, certo che l'ho sentito! D'accordo. Nel giro di un mese i polimeri precipiteranno e noi non otterremo quel prestito. Certo, lo so cosa pensi, lo so! Pensi che io sia una specie di matto che puoi prendere le mie opinioni e farle a pezzi di fronte a tutti? Calmati, smettila, non ti arrabbiare!
sta calmo e guardami. Ti guardo. È arrivato il momento. No, dovresti andare in pensione. Non ti arrabbiare con me. In ogni caso, buon compleanno. Siamo a posto. Passo stasera con un regalo. A dopo. Alla Indust Promotion alle 5, poi l'incontro al ministero, a seguire la passeggiata con il signor Canizzi nella consegna del regalo di compleanno a Leonid. Prendigli un modello. Ah sì? La signorina Saratov non va più bene? Un modellino di una barca. Ah, ha anche una riunione sulle start-up. In realtà non ricordo di averla programmata. Bene, allora verifichiamo. Sì, d'accordo. È corretto. Matt V. Levin? Mi dispiace, so che lei è molto occupato. Cercherò di non rubarle troppo tempo. Mi chiamo Nikolai. E allora? In poche parole, sono suo figlio. So che sembra piuttosto assurdo. Sarei sconvolto anch'io al suo posto. Molti anni fa lei ha fatto delle complicate analisi. Come ci sei riuscito? Ecco... Sono il risultato del metodo della fecondazione in vitro. Come sei entrato in possesso dei miei dati? Ah, è stato facile. Sono entrato nel suo account e con un classico Man in the Middle ho avuto l'accesso. Ho selezionato giorno e orario per questo appuntamento. Avevo provato a chiederlo alla sua segretaria, ma è stata piuttosto scortese. Credo dovremmo parlare un po'. Come ti chiami? Nikolai Kolia. Sei il settimo che ci prova, Kolia. Perciò per riuscire a proteggere il mio patrimonio da sciacalli opportunisti come te, ho intestato tutto a nome del mio socio, il che significa niente eredità, chiaro? Matt V. Levin! Che c'è? Sei un hacker, vero? Sì, lo sono. Allora, d'accordo. Ho un bel lavoro che fa per te. Trova tutti i tuoi cosiddetti fratelli e di loro di lasciarmi in pace. Fa anche tu lo stesso. Sei mio ospite. Buon appetito. Io volevo solo... Signor Levin. Leonid Yavinich. Cosa vuole Yavinich? Non può vivere senza di me per due ore. Posso dire? Questa perdita ha colpito me più di chiunque altro. Sapete tutti quanta stima io avessi per Leonid. Era la persona che per me valeva di più e una perdita enorme. Mi ha lasciato un amico oltre che il mio socio. Sono sconvolto dalla sua morte. Fissa una riunione domattina con i miei avvocati. Ho bisogno di una nuova copertura in banca. Chi è quella? Lei è la figlia di Leonid. Il suo volo da Londra ha ritardato e ha perso il funerale. È cresciuta. Dovrei farle le domande.
condoglianze prima che faccia il ritorno a Londra. Non credo che se ne andrà così presto. Almeno non fino a che non avrà avuto la sua eredità. Quale eredità? Avevo intenzione di venire a trovarlo in primavera, ma la mia azienda era in un momento delicato e quindi ho deciso di rimandare. Condoglianze. Molte grazie. Sei cresciuta parecchio. L'ultima volta eri alta così. È stato 25 anni fa, signor Levin. Chiamami Matvei. Io e tuo padre eravamo come Yin e Yang, inseparabili. Sì, me lo diceva. Non ti devi preoccupare di niente. Torna pure a Londra. Mi occuperò io di tutta la burocrazia. In fondo sono come un padre per te. E adesso, un caro amico, ti puoi fidare. La ringrazio, ma io non andrò da nessuna parte finché non otterrò la mia eredità. Io e lei siamo soci in affari ormai. Sono venuta con i miei avvocati. Intendo essere chiaro. Tu e io non siamo soci d'affari. Lei e mio padre avevate le stesse quote. Solo formalmente, sulla carta. In verità l'azienda è tutta mia. Io ero come una balia per tuo padre. La sua vita sarà più semplice d'ora in poi. Finalmente avrà del tempo libero. Io non ho bisogno di una balia. Grazie per le condoglianze. Ciao. Sei ancora qui? Sei contento? Vattene subito. Ci sei mancato. Com'è andata la giornata? Perché non me lo racconti? Non voglio raccontare niente a nessuno e adesso lasciatemi solo. D'accordo, sono arrivata qui 2 giorni fa. E quindi la tariffa è 500.000. Scusa. Non è sufficiente. È un anticipo. Non c'è ancora l'auto. Ah, capisco. Sei licenziata. We'll be right back.
dispiace, ma purtroppo non posso farla entrare. Chi lo dice? Chi l'ha deciso? Sono ordini della signora Irina. Ordini? Ah, ho capito. La ragazza fa il gioco duro. Fatemi entrare. Non posso, verrei licenziato, signor Levin. Puoi starne certo se non mi fai entrare. Apri subito e fammi passare! Siete stufi di questo lavoro, per caso? E voi muovetevi! Tutti a lavorare! Fate pure, ragazzi. Vi ho avvertito, siete in guai seri ora. Il vostro sarà un futuro deprimente. Voglio parlarle. Irina, la figlia di Leonid. Passamela, immediatamente. Sì? Che vuole, signor Levin? Irina, mi dispiace per la tua perdita, ma quello che stai facendo è inaccettabile. Io le ho offerto le quote alla pari, ma lei ha rifiutato. Perché sono io il proprietario delle banche! Lo era. Peccato che lei volesse appropriarsi della mia eredità. Sulla carta tutte le banche appartengono al mio caro padre defunto. Vuoi la guerra? Vuoi la guerra? Rispondimi! Io adoro la guerra. Aspetta e vedrai. Ferma! Che cosa ha detto? Che lei era stato licenziato. Gli avvocati di Irina gli hanno revocato il pass d'accesso. Sì, l'ho visto. Ha commesso un grosso errore. Che cosa crede di fare? Il personale andrà in sciopero, mi reclameranno. Va bene. Ti ricordi di quel ragazzo Hacker? Il fast food. Provalo il prima possibile. Ho paura che Irina non sarà d'accordo con questo. Sul serio? Anche tu mi tradisci, eh? Ti ha dato un aumento per caso? Esatto. Stavo per darti una promozione, lo sai? Quello è per lei? Ora è più buono. Cazzo, la mia auto! Molte grazie. Che cosa ti ha offerto? Una promozione. Sta tramando qualcosa? Non lo so. Vuole che rintracci suo figlio. Figlio? Merda. Mi sei mancato, figliolo. Posticino accogliente, carino. Che ne è di tua madre? È diventata ricca? Mia madre è morta. E tuo padre? Tranquillo. Da ora in poi potrai stare con me. Sei contento, vero? Che cosa vuole? Niente. Non
Posso andare a trovare mio figlio? I TG hanno detto cosa le è successo. Ed è venuto da me perché sa che posso entrare negli account degli utenti, perciò immagino che le serva un hacker. Pensa che sia uno stupido? Sei uno che va dritto al sodo. Siamo in due. Vuoi l'eredità? Non si tratta di soldi, Un miliardo è sufficiente. Davvero? E dove li prenderà? Non ha più niente. In Francia, in una cassetta di sicurezza, c'è un certificato che prova che sono io il proprietario di tutto. Rimarrà lì finché qualcuno, o dovrei dire qualcuna, avrà accesso a quella cassetta e prenderà la sua eredità. Davvero lei vale un miliardo? Valgo 4 miliardi, ovvero 50 milioni di dollari, un quarto in rubli per te. Ah. Non fare con me. È un miliardo. Certo, ma averlo comporta rapinare una banca. Non essere ottuso, hacker. La banca è mia. Una volta avuto il certificato, non sarà più una rapina. È una proposta a dir poco inaspettata. E chi sono gli altri beneficiari? È quello che dobbiamo scoprire. Diciassette maschi, uno più, uno meno. Sa, negli anni 90 le nascite non venivano registrate per i cittadini non appartenenti alla Federazione Russa. Questo significa che vendevi il mio seme anche agli stranieri. Sono un dottore. Il mio compito è aiutare i bisognosi. E dove sono adesso tutte quelle persone bisognose? Ho fatto un giuramento, è un segreto professionale. Eccoli qui. Sono tutti i suoi clienti, ma li troverò senza problemi. Tu non sei un dottore, ma una viscida e avida sanguisuga. Ma ecco perché mi eri piaciuta tanto. Uno trovato, cognome Krobayev. Ah, niente, in prigione. Ha la faccia furba, mi assomiglia. Ma è un delinquente. Senz'altro a causa dei geni di sua madre. Potrebbe rimettermi con i piedi per terra? Che vuol fare? Rintracciarli tutti? Per la nostra operazione servono solo 5 o 6 elementi. Accompagnato a casa e... Il dottore dice che non vuole essere disturbato. Un poliziotto può servire? No. Un avvocato? No. Un direttore d'orchestra? No. Uno scavatorista. Oh, aspetta, fammi vedere. Questo potrebbe essere utile. Vuoi andare in pausa pranzo? Dici davvero? Ma te la sei ancora guadagnata. Te lo spiego io se sei stupido. Un turno è fatto di 10 ore. Quante dita hai in una mano? Qualcuno per caso ti ha insegnato a contare? Idiota! Chi si occuperà di quel pilastro che hai scaricato? Ho assunto un mucchio di ritardati, imbecilli, scarse fatiche! Ma ci penso io a raddrizzarmi! Non mi fissare! Che diavolo stai facendo? Mettimi giù! Fammi scendere come osi! Sei un maledetto bastardo! Che fai? Aiuto! Mettimi subito giù, io ti distruggo! Sei licenziato! Io sono ricco sfondato e ho un piccolo problema. I miei soldi sono bloccati nella banca che noi ora dobbiamo rapinare. Questa è la brutta notizia. La bella notizia è che tu ora hai un papà che non ti lascerà mai più nei guai. Che ne dici? Troviamone un altro, andiamo. D'accordo. Nikolai. Georgi. Oh. Un momento. C'è scritto che ha dei seri disturbi psichiatrici. Forse è meglio lasciar stare. No, invece. Un ribelle, uno sfigato, uno psichiatra.
psicopatico. Mi piace come gruppo. Io sarei il ribelle. No. Ci vediamo. L'ha preso e le ha dato un pugno in faccia, e se muore? Ne ho altri 16 di riserva. Edward Lapshin, professione psicologo. Sì, è venuto da me una volta. È in gamba, ci sarà utile. Anch'io lo sono. Andiamo avanti. Cosa c'è dentro di voi? Nel profondo del vostro cuore? Cosa governa le vostre menti? Che cosa? I peccati prima della vostra conversione alla confraternita non contano. Ciò che conta è che voi troviate la forza di ammetterli. Le comodità della vita non sono altro che mattoni che lastricano la strada verso l'inferno. Oggi vorrei dare il benvenuto al nostro nuovo fratello, Peter Lobanoi, il quale ha donato una grande somma per amore del nostro Santo Padre. Grazie, fratello. Questi 12.000 rubli altrimenti sarebbero stati spesi per cose terrene. Voi altri siete invitati ad effettuare la vostra donazione di luglio entro il 22, poiché il doppio 2 simboleggia la natura a due facce del diavolo. Grazie, fratelli e sorelle. Ecco lei. Grazie, che Dio la protegga. Ti ricordi di me? Certo, padre. Esatto, il Santo Padre. Incontrerai gli altri fratelli più tardi. Qual è la missione? Bravo, ragazzo. Gli avidi comprendono in fretta. Di necessità, Virto? Conosci altre lingue? Inglese, francese, un po' di tedesco. Welcome aboard. Cosa avete preso da me? Lasciamo stare. Ascoltatemi bene. Prima di tutto vorrei ringraziare... Nicolai. Che ci lascia usare il suo accogliente appartamento per questo incontro di famiglia. Vorrei ringraziare anche... Quanti tra i miei figli sono qui oggi? Gli altri... sono sfigati, che già rimpiangono l'occasione persa. Voi avrete una nuova chance nella vita. Tu sarai un diligente scavatorista. Tu non trufferai più nessuno e sarai un bravo psicologo.
Padre onnipotente, libera questo corpo dalla sofferenza! E tu finalmente troverai un lavoro onesto. E io? Tu hai già un lavoro promettente. In sostanza tutti ne trarrete beneficio. Ma devo prima fissare alcune regole che tutti dovrete rispettare. Regola numero uno. Come vi rivolgerete a me? Papà. È prematuro. Signor Matvi. Regola numero due. Quando entro nella stanza, voi dovete alzarvi in piedi. È una regola obbligatoria questa. Infrangerla vi causerà una penale. Potete sedervi. Manca solo un particolare. Come troviamo i soldi per andare in Francia? Ci ho già pensato. E ho trovato il cavallo di Troia. Il furgone portavalori effettua l'ultimo prelievo alle 15.40. La nostra banca dista 17 chilometri, perciò per 50 minuti nessuno li cercherà. In caso di rapina, hanno l'ordine di rimanere dentro il furgone a protezione dei contanti. Non vorrete assaltare un furgone portavalori? Questo è un reato. È per questo che il tuo compito è trovare delle maschere. Ora concentrati. Non ci devono identificare. Tu, Goga... Georgi. Sì. Prendere la gru, ok? D'accordo, torna presto. E tenete sempre bene in mente una cosa. Quel furgone trasporta il mio denaro. Quindi evitiamo di sparare. Ok. Evitiamo di sparare. Georgi, levagli quella pistola. Ci servono dei disturbatori di frequenza per isolare i cellulari. Sveglia, fratellino, muoviti! Hai controllato l'olio? Sì, il motore è come nuovo. Le maschere sono arrivate. Maschere di oligarchi. Essere riconoscibili è il nostro asso nella manica. Sotto pressione le vittime si focalizzano subconsciamente su immagini familiari, distraendosi così dal comportamento dei delinquenti. Sei sicuro di essere mio figlio? Al 99%. Bell'affare. Buongiorno a tutti! Cominciamo la giornata con una musica rilassante. Arrivano. State pronti. Sono al verde. È
Speriamo ci paghino presto il nostro stipendio. Già, anch'io. Mi servono in prestito dei soldi. Almeno per un paio di giorni. Eccoli, prendili dalla borsa. Mm-hmm. Spiritoso. Oggi è una magnifica giornata di sole. Cazzo, torna indietro. Che succede? Rimaniamo chiusi nel furgone. Chiedi aiuto, radio, che aspetta? Unità 5 centrale. Welcome aboard, ragazzi. Ci stanno sollevando. Vai, che aspetti? Sei bravo a convincere la gente. Salve! Capisco che vi troviate in una situazione alquanto scomoda, in quanto nel 90% dei casi quando degli agenti portavalori come voi aprono le portiere vengono uccisi. Ma se fate i bravi, non sarà questo il caso. Ascoltami bene, faccia di gomma. State provando a rubare denaro che appartiene. Ah, ma sì, Lady. Non vorrei essere al vostro posto. Quando lo verrà a sapere, quello è un bastardo senza scrupoli. Ci ho provato, ma non hanno capito la situazione. Oh, ci sei anche tu, signora Abramovic. Sono il bastardo, mi riconosci? Oh, merda. Scendete. Buongiorno, signor Vanning. L'accordo è questo. Divideremo i soldi a metà. Sono soldi suoi, signore. Li tenga pure. E poi, se avanza qualcosa... Grazie del vostro servizio. È un piacere. Festeggiamo. Allora? Nessuna traccia al momento. Molto bene. Va a chiamare il capo della sicurezza, per favore. Ben educata, parla tre lingue. Una dipendente modello. Vorrei delle notizie personali del tuo precedente capo. Una volta ho ricevuto una sua email il giorno dell'anniversario della banca. E quindi? Ha 53 anni, celibe, in giro ha molti figli illegittimi. Ufficialmente non possiede nulla, ad eccezione di una moneta rara e una Mustang Shelby Eleanor del 67. Mi piace questa ragazza. Accediamo come tua segretaria e apriamo l'agenda. Ciao. Nikolai. Io? Sì. So che può sembrare strano, ma sono tua sorella. Ah, davvero? Ma tu non sei un maschio. Ti ho trovato tramite il centro perinatale.
Le nostre madri sono state in cura dallo stesso dottore. Già il centro. Allora, entra pure. Signor Levin. E tu chi sei? Lei è nostra sorella. A quanto pare la famiglia si allarga. Così lei è mio padre, giusto? Ne dubito fortemente. Non mi somigli. Neanche Georgi le somiglia. Io sono Georgi. Cosa c'entri tu? Sei una femmina, secondo il dottore. Ho solo 17 maschi. Può darsi mi abbia dimenticato? Sì, può darsi. Me ne ero scordato. Mi dispiace, signor Levin. È nata nel 97, dall'ultimo campione. Non dimentico nessun altro. Adesso siamo al completo. Sei mia figlia. Non è contento? È bello avere una figlia, eh? Che ne dice se... beh, entrasse nella squadra? Va bene, ascolta. Ci siamo conosciuti, ma faremo una cena di famiglia un'altra volta. Certo, quando vuole. Non sono la benvenuta, a quanto pare. Ragazza perspicace. Almeno un abbraccio, papà. Non dovevo venire. Un momento. Torna qui. Sei stata molto abile. Ridammi la mia moneta. L'avevo presa come ricordo. Scusate, ma se lei si unisse al gruppo, dovremmo dividere il miliardo in 5 invece che in 4. Non fare il tirchio. Di un po', come te la cavi in cucina? Signor Levin. Perché sei sveglio? Non riesco a dormire. Posso farle una domanda? Fa pure. Ha mai avuto il desiderio di cercare qualcuno di noi? È una bella domanda. Un vero padre non è quello biologico. Un padre è colui che ti cresce e ti insegna a vivere. Ti dà da mangiare. Ma invece io non ho fatto niente del genere. Ho soltanto pensato al lavoro e al denaro nella mia vita. Ho vissuto per questo. Sarei stato un pessimo padre. Non ha neanche mai tentato. Non ho voluto. Adesso forse le cose sono cambiate. Va a dormire, Oleg. Dobbiamo svegliarci presto. Nikolaj. Oleg è lo psicopatico pistolero. Per me è uguale. Che servono i completi? Sono tutti uguali. Non sono tutti uguali. Se li sgualcisci ti taglio fuori dall'eredità. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Per Nizza. Che moneta è quella? Il
Flowing Air Liberty, il primo dollaro coniato negli Stati Uniti. Quando inizieremo a vedere i dollari veri, paparino? Abbiamo corso il rischio per nulla? Abbiamo derubato quei ragazzi dal portavalori per niente? È la scena di nuovo, film. Devi ancora uscire. Quella era la prova generale. Se qualcuno di voi decide di lasciare la famiglia, lo faccia adesso. Una volta in volo, non si torna indietro. Ha dei bagagli? Solo bagagli a mano. Buon viaggio. Grazie molte. Bene, ragazzi. Vedo che siete ancora tutti qui. Possiamo procedere, allora. Andiamo. Che mattonelle. Hanno fatto un bel lavoro, eh? Allora, dov'è la nostra auto? Avrei dovuto fargli il test del DNA. Fermati. È una fortezza, come la rapineremo? È semplice. Con le pistole. 19° secolo, giusto? È un palazzo storico, fu costruito nel 1860 dall'architetto Pascal Coste. Ho impiegato 2 anni e mezzo per avere il permesso di acquistarlo. Guardate lassù in alto, la facciata. Da un'occhiata. Vieni qui, dove vai? Rovinerà tutto. Aspetta! Torna subito qui! Si è anche messo la maschera. Vado a fermarlo. E come pensi di riuscirci? Oh. Pronti a fuggire. Non lo hanno fermato. È tutto a posto, sarà una passeggiata. Mi spieghi perché hai messo la maschera? Per nascondermi. Qualcuno ti conosce qui? La prudenza non è mai troppa. E questo deficiente dovrebbe avere la mia stessa quota. Certo, io ho le pistole. Scusa, dove hai preso tutte quelle pistole? Regalo di un amico. Ok, visto che tra poco sarò miliardaria, non voglio dormire in un furgoncino. Dove andiamo? Ho trovato un rifugio sul mare. Fantastico.
D'accordo. Non vi rilassate troppo. Riunione tra mezz'ora. State lontani dalla mia camera. Niente ma. Una vista piacevole. Che domattina presto ha una riunione. Non ho ancora finito. I documenti penso che possano aspettare. Credo invece che sia più urgente risolvere la questione con Matt Millevin. Sparito lui, spariti i problemi. Cosa ne dice? La mia banca è una delle più sicure e affidabili del mondo. Il cavò è rinchiuso e protetto in un bunker d'acciaio. E la sicurezza? Le guardie fanno i turni 24 ore su 24. La stazione di polizia dista solo 5 minuti. Qualcuna delle guardie è esperta in armi? Quest'uomo è il loro responsabile. Tiene sempre una pistola carica sulla scrivania del suo ufficio. È un pazzo schizzato, peggio del nostro Oleg. Allo? Ogni giorno, alle 13:20 in punto, esce e trascorre 30 minuti in un bar lì vicino. Quello è il nostro momento. E le telecamere? Le telecamere di sicurezza a infrarossi sono praticamente ovunque. Non vi scoraggiate. Nessuno, tantomeno Irina, immaginerà mai che sarà proprio in quella banca che colpiremo. Questo perché lei non crede che noi saremmo così idioti. Cosa che invece siamo. E ce ne vantiamo anche. Sì, esatto. Un gregge di pecore guidate da un leone vincerà sempre su un branco di leoni guidato da una... È una domanda? Una pecora. Che? Il leone è più furbo. Le cassette di sicurezza? Si trovano all'interno del cavo. Sono protette da rigidi controlli. Soltanto un uomo vi può accedere. Almeno fino a oggi. Quindi vuole sostituirsi a lui ed entrare nel cavo da solo? Senza di noi, giusto? È corretto. Tu potresti essere la più intelligente del gruppo, se stessi in silenzio. Rispetta il nostro leone. Ben detto. Ruberesti un'automobile? E a che ci serve? La userete per fuggire se le cose andassero storte. Comunicheremo usando dei nomi in codice. Delta. Delta? Molto originale. Per arrivare dalla stazione di polizia alla banca c'è una sola strada. Delta! Dobbiamo ostruirla. Il mio compito? Tu sarai il responsabile delle comunicazioni video. Alfa! E della disattivazione dell'impianto elettrico. Quando vedremo il certificato, tu spegnerai le luci. Abbiamo 3 secondi prima che si attivi il generatore d'emergenza, chiaro? 3 secondi? Sono sufficienti per scambiare il foglio. Posso provarci? Fallo e basta. D'accordo, ecco cosa ci serve. Fate molta attenzione. Un pesce, un furgone bianco, un paio di plantari, un analizzatore di gas affidabile, tutte protettive e pellicola autoadesiva. A che serve la pellicola? Più grande, 10 centimetri. Oui, ci sta.
se vuoi. Qualcuno di voi sa recitare? Ti nomino attore. Salve. Che combina? Avvolge un pesce con una soletta. E qual è il motivo? Non lo so. Vous avez fait un bon choix. Croyez-moi, vous n'auriez jamais autant de garanties de sécurité dans aucune banque que vous. J'espère qu'avec cette agence. Si vous avez besoin de moi, je serai derrière la porte. Non, merci. Excusez-moi, monsieur. Irina, la fille de Monsieur Nicholson, est arrivée. All the property is under surveillance by cameras all the time. I didn't want someone to know about my visit. Und Signore Levin alone with myself. Yes, I have his own problems. Anything that should attract his attention. Does one deposit itself express my greatest apologies earlier? So we have a chance to see the deposit box. Could you open the box? You should understand this is impossible. It could only be opened when Signor Levin and your deceased father. Dismissed. You can go. Well, my dear friend, this cell is extremely important to me. Could you reconsider opening it for me by any means? I think you could become a junior associate. I'm sorry. I've created an impeccable banking system. To question its principles would be a crime. Okay, strength and security since today. Don't be afraid. Without power and money, the man becomes weak. I'm not afraid. Oui, bonjour. È per lei. Salve, signor Levin. Sentivo la sua mancanza e l'ho raggiunta. Io le manco. Molto. Le va di fare una passeggiata? Sa perché sono qui, vero? Sì, lo immagino. Ma non ho voglia di rovinarmi la serata al momento. Sono con i miei figli. Vorrei farle un'offerta. Quale? Fra un mese riceverò l'intera eredità e sarò disposto a ridiscutere l'accordo del 50-50. Molto generosa, ma non accetto.
Non vedo la ragione per la quale tu debba decidere del mio denaro. Il suo è un azzardo. Sta mettendo a rischio la sua vita e quella dei suoi figli. Finirete in prigione, lo sa vero? Cosa c'è in quella cassetta di così importante? Come ho già detto, ci sono i documenti che attestano la mia proprietà. Matvin Levin, riceda dalla sua idea. Se ne torni a casa. Non ancora. Come vuole. Chopin, paparino. Meno 50.000. Ognuno di voi. Dovevate alzarvi in piedi. Non riesci a dormire? Neanche tu. Che c'è? Ti preoccupi per me come un fratello? Volevo solo fare due chiacchiere. Visto che dopo il furto, è probabile che ognuno se ne vada per la sua strada. Avremo tempo di farlo durante gli interrogatori faccia a faccia. Non è ben augurante. Sai che può succedere. Il fatto è che... non so come dirglielo. Potrei non riuscire a disattivare il sistema. Ho fatto un test di prova oggi e è andata male. Già, siamo una squadra meravigliosa. Il gruista musicista, l'idiota pistolero, lo psicologo con problemi psichici a capo di una setta e un hacker sfigato. Che ci fai tu qui? Ti mancava una famiglia per caso? Sì, forse. Ascolta, Nikolai. Non sei costretto a farlo. Lascia stare e torna a casa. Papà non abbandonerà per questo il suo piano. Ce la faremo comunque. No, non vi lascerò. Oui. Tu ne sens pas quelque chose? Monsieur? On a un problème.
Peut-être que l'odeur vient d'un des coffres. Qu'en pensez-vous? Appelez les services de la maintenance pour qu'ils arrivent et règlent le problème. Fermez ce département pour le moment. Il ne s'agit pas de faire peur à la clientèle. Arrivo una seconda guardia. Coraggio, Oleg. Bonjour, ici la Banque La Nation. Bonjour, madame. Il y a une odeur épouvantable dans la salle des coffres. On ne sait pas d'où ça vient. Ne touchez à rien en notre absence. L'entrée est interdite à toute personne étrangère de la banque. C'est la fenêtre dangereuse. Je vous remercie, monsieur. S'il vous plaît, faites au plus vite. Avanti, prepariamoci. Come prepariamoci? Il colpo era per venerdì. Abbiamo fatto bene ad allenarci. Vai, Oleg! Delta. Sono in posizione. Sei entrato nel sistema. Ci sono quasi. È entrato, pronto a disattivare l'energia. Alfa, procedete. Procediamo. Nous attendions. Allons, rendez-vous. Pas supporter ça. Lucie, je vous en prie. De la banque cette semaine, je sais pas ce qu'il a. C'est un coup de folie, on n'arrête pas. D'accord. C'est partout pareil, là. C'est clair. Pourquoi est-ce qu'il y a le nom ? Je sais pas. Ça s'écrit comme ça, sanitaire ? Je crois pas, non. Non, j'ai doute. Non, pas ces coffres-là. Attento, tieni-te. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je t'évacue tout le personnel! Allez, dehors, dehors, dehors! Dehors! Apri quella cassetta!
Maledizione! C'è qua! Può almeno uno dei miei fratelli essere normale! Non se ne passa neanche da panza! Vattene! Gesù e tu, segretaria Rus! Puttana, ti schifo! Mosca. Cosa? Ti abbandona così? Esatto. Abbandona la famiglia in questa situazione. Di quale famiglia parli? Stiamo derubando una banca insieme, siamo i suoi figli. Ti darò un piccolo consiglio. Prendi una decisione e verificane attentamente la bontà. E poi seguila fino in fondo, Nicolai. Oh, ricorda il mio nome, grazie. So che questo non cambierà la sua decisione, ma visto che è un addio, voglio dirglielo. Ho sempre sognato di conoscere mio padre, il mio vero padre, di stabilire con lui una relazione, almeno provarci, infischiandomene dei suoi soldi. Saresti stato un buon figlio. Ma è vero, non cambierò decisione. Sei un bastardo, papà. Sorpresa. Le forze dell'ordine sono già sul posto. Andiamo a goderci lo spettacolo. Qualcuno riesce a sentirmi? Passo. Delta. Qui Delta. Che diavolo succede? Georgi scappa, il piano è fallito. E che ne sarà? Di nostro padre e dei nostri fratelli? Nicolai! Allora, vediamo. E questo lato? Tutti sdraiati a terra! Con le mani in alto! Sta calmo. Bon, ben, moi, j'ai fait mon travail, j'ai fait sortir tous les employés de la banque. Par contre, j'ai encore deux de nos gars qui sont restés coincés. Ils sont à l'intérieur de la salle des coffres. Je m'appelle Raph. Raphaël. Oui. Je suis policier psychologue. Oui. Je ne pense pas que parmi vous, il y a quelqu'un qui veut que les gens soient blessés. Oh. On est dans une situation difficile. Il vaut mieux pour tous.
di rester nella zona di confort. Perché parli francese, eh? Con chi stai parlando? Scusa. Oui, tout à fait d'accord. Personne ne veut être stressé. Je comprends, vous vous inquiétez. Oui, il ne faut pas. Dans les résultats déjà oui. Le cassette di sicurezza sono inavvicinabili. Quel pazzo è armato fino ai denti. Sei proprio un idiota. Ti rendi conto che cosa succederà? Cosa? Faranno irruzione, non avremo scampo, ci uccideranno tutti. Ragazzi, sto guadagnando tempo, ma questo dilettante non resisterà a lungo. Oui? Imaginez que vous faites un test. No, non hai capito. Ora usciamo fuori con le mani in alto e ci arrendiamo. Io non mi arrendo. Che fai adesso? Statemi tutti a sentire! Finge di essere un ostaggio, così forse ci lasceranno andare. Sei matto! Sì, ma non abbastanza da uccidere la mia sorellina. Nessuno si muova! Ora stanzo! Se qualcuno fa un solo respiro, le faccio esplodere la testa! Sono stato chiaro! Di loro che ci serve subito un'auto blindata! Je suis agent de sécurité de la banque Cotarus. S'il vous plaît, ne tirez pas sur moi pendant l'assaut. Aspetta, no, un'auto non va bene. È meglio un elicottero. E portateci da mangiare, pizza oppure dei frutti di mare, ma che siano freschi, chiaro, e anche qualcosa da bere. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle russe ici? Yes, I speak, mister. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Non, viens là, viens là, viens là. Che cosa ci fai qui? Ciao, fratello, come va? Recule! Calmo, sono all'interno. Ho capito, ho capito. Fermi, fermi dove siete. Muovete un dito e sparo ai miei fratelli russi. E poi mi ammazzo, dico sul serio. Mattene via finché sei in tempo. They are letting me examine the hostages. I'm a doctor. Va dentro, fermi dove siete. A maintenant, posez-vous une question. Fratello! Guarda chi sei qui con me! Oh, sembra l'ero di te. Ciao, fratello. Ci sono i corpi speciali, stanno per fare irruzione. Perché sei venuto qui, allora? Per avvisarvi. E a cosa serve? Non possiamo più andare alle cassette, c'è quello della sicurezza. Calmatevi, questa è una manifestazione del vostro conflitto interiore. Voi, inconsciamente, state tentando di guadagnarvi l'approvazione di nostro padre dimostrandogli il vostro valore. Scordatelo, non abbiamo più un padre. Non l'abbiamo mai avuto, siamo soli. Abbiamo bisogno di quel certificato, altrimenti andremo in prigione. Quel pezzo di carta è la nostra salvezza, il nostro alibi. Ci serve la chiave. Ma c'è anche quel pazzo armato. Da quello che so, le cassette di sicurezza sono di lamine sottili. Possiamo forzarle? Sì, sì, l'idea mi piace. Io e Oleg andiamo al cavò. Voi restate di guardia. Nikolai, stai attento. Gli rimangono solo due proiettili, li ho contati. Due! Forse ho contato male. Levati! We have hostages! We'll do that not come any hour until you give up! Sei detto! Spareremo 10 ostaggi ogni ora. Perché non 15, eh? Sei stupido, non capisci che è solo un bet? Ah, certo. Give up or we will start shooting! Forse non capisce l'inglese. Nous suivons la prise d'otage en direct. D'après certaines informations non confirmées, il s'agirait de l'œuvre d'un groupe criminel organisé russe. Cependant, les assaillants n'ont fait aucune revendication jusqu'à maintenant. Non confirmé, il s'agirait de l'œuvre d'un groupe criminel organisé russe. Cependant, les assaillants n'ont fait aucune revendication jusqu'à maintenant. Plusieurs membres du personnel de la banque, ainsi qu'une jeune femme inconnue, seraient encore à l'intérieur. En ce moment même, le négociateur essaye de convaincre les assaillants de se rendre. C'est bâtard de russe, hein. On sait qu'ils sont armés et qu'ils se montrent très agressifs. Les témoins que nous avons réussi à interroger soulignent une violence sans précédent à laquelle ils ont dû faire face lors du matage. Selon des informations différentes, le nombre des assaillants serait entre 5 et 20 personnes. Le bâtiment est préservé par les forces spéciales et les officiers affirment être prêts à intervenir. Interrogé, souligne une violence sans précédent à laquelle ils ont dû faire face lors du matage. Selon des informations différentes, le nombre des assaillants serait entre 5 et 20 personnes. Le bâtiment est encerclé par les forces spéciales
et les officiers affirment être prêts à intervenir. C'est qui ? Il fait quoi là ? Mais probablement qu'il attire l'attention des Marocains. Ok, d'accord. Ça veut dire ? Ça veut dire qu'on reste sur place. Mais ils ont dû faire comme ça, là. Eh, je comprends pas. C'est l'heure, les gars. Préparez-vous. On va prendre la banque d'assaut. Ce cobra, reste ici. Reste où tu es. C'est quoi cet accent? Reste où tu es. De Marseille. Et comme toi, j'en ai bouffé les poignets en Afrique. Scusate il ritardo. Liuda, arrête. Venite qui. Dammi la mano. Come va, fratello? Forza. Muoviamoci. È nostro padre. Come ti senti, papà? Bene, grazie. Non eri andato via? No, a quanto sembra. Sei rimasto per i soldi? Beh, dobbiamo discuterne proprio adesso. Direi che è il caso. D'accordo, va bene. Non sono qui per i soldi. Non solo per quelli, almeno. Penso che se fossi stato in te, se avessi saputo di avere dei figli, che provenissero da una provetta o meno, non li avrei mai abbandonati. Sono d'accordo, neanch'io li avrei lasciati. Li avrei cresciuti. Anch'io l'avrei fatto. Ok. Attento, paparino. Non morire ora. Abbiamo ancora un bottino da spartire. Ok, ce la faccio. Ce la faccio, sì. Fatevi abbracciare. Oh, piano, piano, vado su giù un po' tutti i proiettili da 20 kg. Scusi, Matvey Levin. Scusi. Va tutto bene. Chiamami papà. Siete riusciti ad aprire la cassetta di sicurezza? Niente chiave. Troveremo un altro modo. Dubito che possiamo corromperlo. Aspettatemi qui.
Monsieur Levin. Surpris, n'est-ce pas? Lève-toi. Si vous pensez que je vais vous ouvrir ce coffre, vous vous trompez. Toi, sûr. Mon Dieu, la fille aux cheveux détachés. L'incesto non è consentito, i vostri figli potrebbero essere parecchio strani, tipo i Lannister, del Trono di Spade. J'espère, monsieur, que c'est un petit secret. Resterà tra noi. Dagli un pugno per rendere la storia convincente. Quella moneta vale 10 milioni. Puoi starci. Avanti. State calmi, ragazzi. Papà risolverà tutto. Quindi, non sei mia sorella? Fantastico. Behold the bunch, not the city police. If I am not mistaken, you are not the one who tells me what to do. Do you understand? Irina, voglio parlarti. Non mi importa dei soldi. Puoi tenerli, ma non mandare i miei figli in prigione, non ti chiedo nient'altro. Excuse me, sir. Wait a second, please. Accusami di tutto. Non lo farò. Siamo una famiglia. Vuoi disobbedire di nuovo a tuo padre? Meno 50.000. Yeah, it's for the way you look at me. Oh. Is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and... Sapevo che la buona condotta non era l'unico motivo per cui ci hanno rilasciato prima. Sì, hai ragione. Dunque adesso hai un debito con me. È chiaro che non l'avresti fatto solo per spirito di amicizia. Cosa vuoi in cambio? Ho un problema con l'ufficio di Londra. Il proprietario fittizio sta cercando di rubare il patrimonio della compagnia. E tu e i tuoi ragazzi potreste essere certamente molto utili.
Va bene, andiamo. Avanti, prendete i bicchieri, che lo ci prendiamo alla libertà e alla famiglia. Vorrei sembrare venale, ma noi avremo ancora la nostra parte. La felicità non si ottiene col denaro. Ma a colpi di pistola, sì. Alla salute. Secondo me hanno scambiato la provetta. Stufo della Francia. Gli investigatori la denunceranno. Ha un alibi. Dove si trovava? Al momento ero occupato a torturare persone a Budapest. Lei al porto d'armi? Mi dica. No, non ne ho bisogno. Preferisco usare le mani. Le sanzioni economiche potrebbero spingerla a commettere un crimine. Dovremmo aspettarci azioni di rivalsa da parte ma sua. Ma che cosa vuole? Perché non mi lasciate in pace? Un'ultima dichiarazione. Aspetti, non se ne va. Ancora una domanda, aspetti. Welcome aboard, fratello. When I think of the goodness and all he has done for me, my soul cries out, hallelujah! Fire in my body, I got power in my soul, in my head I feel so inspired, I got so much more to show. I'm gonna keep on going, I'm gonna give my all, 'cause in my heart